Bene ritrovati da Piazza Grande, diventiamo Piazza Grande Europa, quindi verso le elezioni. Cominciamo con lo sperimentare appunto un'idea non di contrapposizioni, ma cercheremo ogni settimana di portarvi due partiti della stessa area, diciamo comunque di idee, ma che però magari si confronteranno proprio sulle differenze di perché no o perché sì. Sono in mia compagnia con il sindaco, anche se per ancora pochi giorni, di Porcia, Stefano Turchetti. Sono in compagnia di un veterano della politica, di quelli dell'epoca dell'Almirante ancora, di Giacomelli. Benvenuti. Allora, io comincio subito col farvi la domanda che in molti ci siamo posti, che riguarda anche altri partiti, ma intanto cominciamo con voi. Voi siete un ossecco all'euro e a tutta una serie di situazioni dell'Europa. Allora, la prima domanda che uno viene spontaneo è perché a questo punto vi presentate alle elezioni e perché la gente dovrebbe andare a votare e a votare per gente che comunque è contro almeno questo tipo di Europa. Giacomelli. Dunque, innanzitutto bisogna distinguere tra euro e Unione Europea. Ci sono 10 paesi dell'euro, cioè 10 paesi che sono nell'Unione Europea ma non sono nell'euro, con l'Inghilterra in testa. L'euro è nato da un'idea dei francesi, seguita purtroppo anche da noi italiani, secondo cui bisognava ingabbiare con una moneta unica più vasta lo strapotere tedesco che si era formato con la riunificazione della Germania e soprattutto con l'unità monetaria che risale ancora agli anni 80 fra Germania e Austria, questo in spregio al Trattato di Stato dell'Austria del 1955 con cui i russi avevano abbandonato le loro porzioni di Austria. L'Austria si era impegnata a non unirsi mai monetariamente, economicamente, oltre che politicamente con la Germania. E in funzione antisovietica, nel pieno della guerra fredda, inglesi e americani avevano invece acconsentito che Austria e Germania dessero vita a una moneta unica. Formalmente rimanevano due monete distinte, però chi andava a fare un viaggio, per esempio, tra Salisburgo e Monaco si accorgeva che a Salisburgo potevi pagare tranquillamente in marchi e a Monaco potevi pagare tranquillamente in scellini. Io ho chiesto a un albergatore come mai si poteva pagare così senza bisogno di fare cambi e mi ha spiegato che era la stessa moneta perché c'era il cambio fisso 1 a 7. È molto interessante perché l'accordo di unità monetaria di fatto che è c'era fra Germania e Austria, è quello che poi ha dato il via anche all'euro e all'unità monetaria europea, cioè ogni Stato poteva battere una certa quantità di moneta, doveva tenere il bilancio sotto controllo, non doveva cioè provocare un'inflazione che poi si riflettesse anche sugli altri paesi. Quindi noi siamo a favore dell'Europa, ma contro questo prepotere del marco tedesco riverniciato da euro, perché non è un caso che un euro vale due marchi tedeschi tondi tondi, mentre vale 1936,27 lire. L'euro è il marco travestito e riverniciato da euro. In realtà abbiamo cercato di ingabbiare lo strapotere economico tedesco, ma alla fine ci siamo trovati noi prigionieri della Germania invece che imprigionare i tedeschi. Sì, beh, anche noi in Lega Nord la pensiamo in questa maniera. Io ritengo che principalmente l'euro in questo momento favorisca la Germania e alcune economie forti dei paesi del nord che non avevano i problemi che invece aveva l'Italia nel momento in cui ha accettato con Prodi in testa di entrare nel sistema monetario unico. Noi siamo entrati in Europa, siamo entrati in un'Europa economica e finanziaria, purtroppo non in un'Europa politica, con un debito pubblico che era circa il doppio di quello che si prevedeva dovesse essere, perché noi non avevamo un 60%, ma avevamo un 130% di debito. In questa maniera la nostra moneta, allora era la lira, è entrata penalizzata. Noi ci siamo liberati di una moneta che a quei tempi ci permetteva di essere una economia importante in Italia che poteva esportare. Messi nelle stesse condizioni dei tedeschi, purtroppo, siamo così pian pianino scesi, abbiamo ridotto il nostro potere produttivo, la nostra è un'Italia che non è competitiva nei confronti del sistema economico tedesco. Non dimentichiamo che in Germania ci sono 30 milioni di tedeschi che sono produttivi contro 6 milioni di italiani. Che cosa significa? Significa che noi in questo momento stiamo contrastando un paese che è circa 5 volte più forte
del nostro. Non potremo uscirne assolutamente e da questa situazione intendo, potremo anche uscire dall'euro e paradossalmente se dovessimo uscire dall'euro i primi a preoccuparsi non dovrebbero essere gli italiani, ma dovrebbero essere i tedeschi. L'Inghilterra, come ricordava prima l'amico Giacomelli, non è mai entrata nell'euro, ha scelto di non entrare nell'euro. Qualcuno dice che l'Inghilterra è il gendarme dell'America per l'Europa. Probabilmente in parte è anche vero, ma l'Inghilterra ha fatto una scelta precisa perché già a quel tempo si rendeva conto che questa trasformazione non era altro che un camuffare il marco con l'euro. Oggi uscire dall'euro è molto difficile, ce ne rendiamo perfettamente conto. Potrebbe anche essere uno slogan, ma non è impossibile. Noi in Lega Nord pensiamo che la Francia tra qualche mese dovrà mettere mano al sistema interno, perché anche la Francia ha dei grossi problemi, Hollande se n'è reso conto, se n'era già reso conto Sarkozy. L'equilibrio tra le economie non può reggere in questo momento e il fatto che il fiscal compact nei prossimi anni ci costringerà come italiani a dover mettere mano al portafoglio e trovare 70 miliardi di euro all'anno per 20 anni. Sapete cosa significa? Significa che noi dovremo ridurre il bilancio dello Stato di 70 miliardi di euro e io devo ancora capire dove li andremo a trovare, perché abbiamo inteso che Renzi, nei prossimi mesi, andrà con delle pesantissime manovre che sarà costretto ad applicare dall'Europa, tra l'altro, a tagliare gli enti locali e i trasferimenti alle regioni, ma non basterà, non basterà. Quindi, oltre che a un taglio dei servizi, per mantenerci a questi livelli dovremo anche subire un aumento di tasse. Tra l'altra cosa noi possiamo anche dirlo perché ormai insomma, sta circolando con abbastanza insistenza, sì, gli 80 euro in più in busta paga a 10 milioni di italiani, però dall'altro lato sembra che tra qualche mese spariranno gli assegni e spariranno le detrazioni per le mogli a carico che sono 100 euro, quindi alla fin fine ci sarà una parte di persone che beccherà meno soldi di prima, quindi insomma alla fin fine sempre questi giochetti a mesi, no? Perché da qualche parte bisognava trovarle. Senta Giacomelli, però voglio dire, alla fin fine di questo debito pubblico tutto quanto, alla fin fine, cioè ricordiamoci, e qui fatemi passare il termine, però è quello, cioè noi alle banche tedesche gli riempiamo il culo perché ogni anno sono miliardi di euro che l'Italia dà di interessi alle banche. Ricordiamoci anche questo, Sì, ma perché quindi. bisogna vedere il perché. Cioè, il guaio dell'Italia nasce negli anni 70, quando sotto la paura, per esempio il rapimento di Moro, l'uccisione da parte delle Brigate Rosse, si è creato uno Stato che non è più sociale, ma assistenziale, di dimensioni spaventose, che non siamo mai stati in grado di mantenere, mai, neanche quella volta, neanche prima della crisi. Come mantenevamo lo Stato sociale o assistenziale, se preferite, di adesso? Con la Calabria che ha più forestali del Canada, che è 500 volte più grande, con ciechi, falsi invalidi che vanno a ritirare la pensione con la propria automobile, chi più ne ha più ne metta, facendo debiti. E come rientravamo dai debiti? Con un'inflazione al 15-16%, il che vuol dire che ogni fine anno tutti quelli che c'erano nei conti correnti, nei titoli di Stato, valeva un sesto di meno. E così ripianavamo. Entrando nell'euro, che ci impedisce di fare inflazione, noi non possiamo più pagare il debito pubblico e a questo punto abbiamo tre vie. O usciamo dall'euro con tutte le conseguenze che questo comporta, o smantelliamo almeno in parte lo Stato assistenziale, licenziamo tutti i dipendenti pubblici in eccesso che sono una pletora, oppure noi dobbiamo fare qualche cosa di nuovo, dobbiamo inventarci qualche cosa di nuovo, bisogna fare un risanamento vero, perché io vi ricordo. Senza, e guardo solo il lato economico, non quello politico, sia ben chiaro. Negli anni 30 l'Italia aveva una moneta forte, la lira valeva come un euro di oggi. Aveva il pareggio di bilancio, per cui non pagavamo interessi passivi a nessuna banca, né tedesca, né italiana, né americana, eccetera, eccetera. E inoltre avevamo uno stato sociale per l'epoca così avanzato che Winston Churchill dichiarava che il primo ministro del Regno d'Italia era il più grande legislatore vivente. Io mi chiedo, perché non possiamo ripetere questa performance? Perché non possiamo rifarlo oggi? Sentite, però, una di quelle cose che io mi ricordo, che avremmo già dovuto già avere, in teoria è che l'Unione Europea comunque avrebbe dovuto portarci a uno standard di salari, a uno standard bene o male di costo della vita, a
a uno standard, tutto sommato, chi da una parte chi l'altra, di tassazione di imposte, il risultato beh, gli sloveni magari stanno portando più verso di noi, visto che progressivamente stanno aumentando tutto, però la realtà vera è anche questa, che mi pare che tutte queste belle premesse che dovevano esserci, che proprio avrebbero già dovuto essere concretizzate, siamo veramente lontani anni luce. Queste premesse dal nostro punto di vista rimangono nel cassetto e le lasceranno nel cassetto ancora per un bel po' di tempo, a meno che dopo le elezioni europee del 25 maggio non succeda qualcosa a Bruxelles o a Strasburgo. Riguardo ai salari e riguardo a un sistema di fiscalità che sia comune in tutta Europa, in questo momento alla Germania non conviene, per una ragione molto semplice, non conviene né alla Germania né a quelle nazioni forti, a quelle economie forti del nord Europa. Io a Porcia ho il caso di Electrolux. Electrolux è una multinazionale che è controllata dalla famiglia Wallenberg, una famiglia svedese che io spesso dico corrisponde al governo svedese. Ebbene, a Porcia in questo momento contestano un costo del lavoro eccessivo. In sintesi, guardate che le lavatrici si producono in serie ed è una serie che prevede una elevata automazione, dove il costo del lavoro è sì e no il 15% del valore di una lavatrice. Ok? Loro vorrebbero ridurre di 3-4 euro. 3-4 euro all'ora, perché dicono che in Polonia il costo orario è 6 euro, a Porcia è 24, e portando a 21-22 euro all'ora dicono che diventiamo competitivi. Ma l'interesse di Electrolux, che è una multinazionale che lavora seriamente nel proprio interesse, non è quello di mantenere lo stabilimento a Porcia o a Forlì. E vi spiego le ragioni. L'Europa, con un piano settennale, ha approvato qualche mese fa un piano che prevede 1.000 miliardi, oltre 1.000 miliardi in 7 anni, ebbene 105 di questi miliardi andranno in Polonia. Sono 105 miliardi, in buona parte anche italiani, che verranno destinati a un paese come la Polonia. Le multinazionali inseguono i contributi pubblici, perché le multinazionali attraverso gli aiuti pubblici riescono in questi paesi ad aprire a bassissimo costo dei nuovi siti produttivi. Ricordatevi che i polacchi, gli operai polacchi, vengono pagati in zloty, non in euro. E quindi in questo momento noi, se andiamo in Europa, che cosa andremo a dire? Primo, che il piano settennale va cambiato, perché non è pensabile che dall'Italia, da Roma, partano vagoni di denaro verso Bruxelles e che poi Bruxelles, per una serie di accordi tra i ministri economici forti, dirotti questo denaro in Polonia, in Ucraina, in Romania, in la Repubblica Slovacca. E questo denaro verrà utilizzato da queste multinazionali per fare concorrenza alle aziende italiane. Vado oltre. Quello che stanno facendo le multinazionali è perfettamente lecito e comprensibile. La rabbia che noi amministratori friulani spesso manifestiamo, almeno nella Lega Nord, è che né da Roma né da Trieste si sia mai alzata una voce a dire basta a questi trasferimenti di denaro da Bruxelles verso questi paesi dell'est Europa. Non è giusto, non è corretto nei confronti del lavoro italiano. Okay, ma perché succede? Però in Veneto mi pare che la regione Veneto ha detto signori, noi vi diamo i contributi, ma se andate via prima di 8 anni ce ne ritornate. La regione Veneto è intervenuta dopo delle regioni Friuli in queste questioni, perché il Friuli è stata la prima regione che si è trovata di fronte a una multinazionale potente come l'Electrolux. Negli anni 80, nei primi anni 80, non c'erano nemmeno le condizioni per trattare questo argomento. L'Electrolux è arrivata, ha fatto una piccola iniezione di denaro per salvare Porcia, ha mandato a casa circa 4.000 persone immediatamente in prepensionamento. La regione, attraverso la finanziaria e attraverso poi Friulia, ha iniettato denaro abbastanza per risollevare le sorti di Porcia. Ma già negli anni 80 i nostri governanti, i nostri governatori dovevano capire che era un progetto a termine. Ed è un progetto a termine anche in Polonia, perché anche in Polonia Electrolux ha un piano di interventi di 10-15 anni, poi abbandonerà probabilmente anche la Polonia. In Francia i governi sono stati molto più lungimiranti. Fin dagli anni 80, quando Electrolux, guarda che Electrolux ha chiuso tutte le aziende in Svezia, ricordiamocelo, le ha chiuse quasi tutte anche in Germania,
ha tenuto l'Italia, ha tentato di lasciare la Francia, ma in Francia il governo francese aveva già stabilito in una convenzione che se avessero abbandonato il sito produttivo dove si realizzano i frigoriferi avrebbero dovuto pagare le penali. Vado ancora oltre, questi paesi, Polonia, Ungheria, Romania e la stessa Ucraina, verranno col tempo fidelizzati. Che cosa significa fidelizzati? Significa che l'Electrolux dà la possibilità, parlo dei frigoriferi e delle lavatrici perché è un argomento che conosco, darà a questi paesi la possibilità di produrre elettrodomestici. Gli operai polacchi pagheranno le tasse al governo di Varsavia e il governo di Varsavia, con quello che incassa delle tasse, acquisterà prodotti ancora del gruppo Electrolux o comunque della famiglia Wallenberg, la quale produce dai cuscinetti a sfera, ai caccia, quindi sistemi militari, macchine in movimento terra, sistemi di controllo elettronico per motori, motori elettrici, sapete benissimo che partecipa anche in Varsi, da qui a Trieste. Cioè, quindi è una multinazionale che fa gli interessi dei soci della multinazionale, cosa che non sono capaci di fare gli italiani, perché noi negli ultimi 15-20 anni abbiamo assistito a una deindustrializzazione del paese che è come responsabilità da addebitare esclusivamente a chi governava Roma e anche a chi ha governato Trieste per certi aspetti, perché è stato zitto. Ecco Giacomelli, noi qui abbiamo, anche noi qui ultimamente Varsilia, certo, ha i suoi bei problemi, quindi qui insomma tutti hanno quegli stessi problemi. Signori miei, quando un imprenditore investe, che so, 100 milioni di euro, l'imprenditore fa questo ragionamento: se li metto in titoli decennali, quanto mi rendono? Mi rendono il 3, il 4%. Benissimo. Se invece li investo in un'industria, corro anche dei rischi, quindi voglio che mi rendano il 5-6%. Lo Stato dove vado mi deve garantire con un finanziamento supplementare che io guadagnerò su quel capitale il 5-6%. Diversamente vado da un'altra parte. Ma quel che ha detto prima l'amico sindaco di Porcia mi dà una riflessione: gli operai polacchi pagano le tasse in Polonia, benissimo, e gli operai italiani pagano le tasse in Italia, e tutti gli stranieri che lavorano in Italia pagano le tasse in Italia, ma lo stipendio lo mandano quasi tutto all'estero alle rispettive famiglie. È un fiume di denaro senza fine che esce dall'Italia e non tornerà indietro mai più. Ma vogliamo entrare, adesso faccio anch'io un po' la propaganda filo italiana, ma vogliamo cominciare col dare il lavoro che c'è agli italiani che pagano le tasse in Italia e che i soldi che ricevono, pagate le tasse, restano pochi, ahimè, li spendono però quei pochi in Italia, mentre gli stranieri li mandano all'estero. Vogliamo capire che questa è una cosa fondamentale. Altra cosa che mi ha dato spunto il sindaco di Porcia: quando io ero consigliere regionale per lungo tempo, io avevo avvertito gli amici friulani, guardate che voi che volete l'ingresso in Europa della Slovenia, della Croazia, mentre noi triestini per ragioni storiche eravamo sempre un po' restii friulani e non vedevano, state attenti perché per esempio la vostra industria della sedia con gli operai sloveni e croati che costano la metà o anche un terzo, finiranno per chiudere, perché vi faranno una concorrenza spietata. Una sedia, carega si dice nelle nostre parti, è sempre una sedia. Se si fa la sedia secondo quel certo modello, che la faccia un operaio italiano, che la faccia un operaio sloveno, un operaio croato, per l'imprenditore che investe i suoi soldi è la stessa cosa, ma se l'operaio sloveno e quello croato gli costa di meno, a questo punto andrà in Slovenia e andrà in Croazia. Perché noi parliamo dell'euro, giustamente, però bisogna tener conto anche che ci sono altri problemi europei che hanno danneggiato i paesi con le retribuzioni più alte, e cioè noi abbiamo abbattuto le barriere doganali, e questa è anche una cosa gravissima. Per esempio, una volta la gente comprava Fiat anziché Mercedes, non perché la Fiat fosse migliore della Mercedes, perché era migliore la Mercedes, ma la Mercedes aveva un dazio di importazione con un IVA al 30%. E allora la gente, fatti tutti i calcoli, dice: beh, la Fiat è un po' meno bella, è un po' meno efficiente, però mi compro la Fiat perché mi costa molto meno. Oggi tutte le barriere doganali, la Fiat e la Mercedes sono su un piano di concorrenza e non occorre dire come va a finire, no? Oltretutto noi abbiamo dato fior di finanziamenti alla Fiat, questo è vero. Ma perché gli abbiamo dato questi finanziamenti? Perché aprissero fabbriche in parte d'Italia dove nessun imprenditore sano di mente avrebbe mai aperto una fabbrica. Scusa Giacomelli, adesso che non gli diamo più... Com'è? Adesso che non gli diamo più finanziamenti, se ne fanno. Ma scusa, chi glielo fa fare di impiantare una fabbrica di automobili al sud, per cui le materie prime devono arrivare dal centro Europa, fanno 1000 chilometri di andata per andare fin giù, poi lì le fabbricano e poi 1000 chilometri tornano indietro, senza contare che l'assenteismo è il triplo che da altre parti. L'assenteismo che poi tocca vette incredibili quando gioca l'Italia.
mi pare che non so in quale fabbrica Fiat del Sud, il giorno in cui ha giocato l'Italia una partita decisiva dei mondiali, il 70% era a casa. Beh, ricordiamoci Giacomelli. Lavoravano solo le donne che non si interessano di calcio. Giacomelli, lei si ricorda che fece scandalo quando c'era un martedì grasso, tu arrivavi là nel porto, c'era il cartello scritto chiuso per sfilata, perché i nostri portuali dovevano andare in parte a fare la sfilata di carnevale, questo un po' di anni sì, fa. Sì, questo, ma questo è tipico. È un po' l'italiano così alla fine. Sì, beh, no? Dico, ma avrà anche il lato simpatico, però mettetevi nei panni di uno che investe i suoi soldi. E come giustamente diceva l'amico di Porcia, l'imprenditore guarda i suoi interessi, no? Va dove i soldi li fruttano di più. Investendo i soldi in una fabbrica si rischia sempre. Voglio andare dove investo sul sicuro, ci sono pochi scioperi, ci sono molto poche gente. Poi senza contare che noi abbiamo un sindacato che è la fine del mondo. Perfino Renzi si è reso conto che con questa CGIL non si va da nessuna parte. Dopodiché se anche licenziano contro il parere della CGIL, fanno ricorso alla magistratura del lavoro, dove la maggioranza dei giudici è di magistratura democratica e sappiamo tutti come va a finire. Però Giacomelli, senta, e dopo la stessa domanda rivolgo anche a Tocat. Quello che io, noi siamo un'area ovviamente di confine, quindi avevamo anche l'Interreg, avevamo i progetti Italia-Slovenia, adesso Italia-Croazia, c'era il JET a Gorizia, però alla fin fine... Comunque, soprattutto per la nostra burocrazia, più che quella di oltre confine, alla fin fine abbiamo perso un sacco di soldi, cioè l'Italia contribuisce per il 16% nella formazione del bilancio europeo e a malapena arriva all'8-9% di quello che gli viene assegnato e poi saremo ancora meno se pensiamo che molti finanziamenti li perdiamo. Ma questo dipende dagli accordi che abbiamo firmato, perché non bisogna mai dimenticarsi perché siamo stati così ottusi da un punto di vista economico, nell'aprire ai paesi dell'est europeo, Ungheria, Bulgaria, Romania, chi più ne ha più ne metta, Polonia, Cecoslovacchia, cioè Cechia e Slovacchia, oggi come... Perché volevamo togliere questi paesi dalla sfera di influenza russa, o meglio sovietica, e poi l'Unione Sovietica si è disintegrata quando è uscita dall'Unione Sovietica la Russia, perché non dimentichiamoci mai che l'Unione Sovietica si è disintegrata quando è uscito il socio di maggioranza, cioè quando Putin ha portato la Russia fuori dall'Unione Sovietica. Perché? Perché la Russia si è accorta che non era il caso di continuare a finanziare cinque repubbliche asiatiche come Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan, che avevano decine e decine di milioni di abitanti e gli mangiavano un sacco di soldi. Dopodiché ha lasciato perdere anche Armenia, Azerbaijan e Georgia, i tre staterelli caucasici, e a questo punto si volevano tenersi la Bielorussia e l'Ucraina. L'Ucraina se ne vuole andare, la Russia si riprende i suoi territori abitati in prevalenza da russi. Questa è la realtà. E da quando la Russia ha mollato i piombi, come si suol dire, la Russia è rinata. Oggi assistiamo a una nuova potenza russa. E state attenti, perché in Europa abbiamo un orso tedesco e un orso russo. Fino ad ora, nell'ultimo secolo, uno andava in letargo mentre l'altro si svegliava e viceversa. Adesso sono svegli tutti e due, e se questi due si mettono d'accordo, ragazzi, il patto Ribbentrop-Molotov sembrerà uno scherzo in confronto. Cioè, questi problemi appunto dell'Interreg. Ma io intanto vorrei dire che quando l'Europa decide di finanziare opere pubbliche o progetti, lo fa sempre sotto il controllo e sotto consiglio di quelli che rimangono i paesi dal nostro punto di vista forti, che sono in particolare la Germania e la Francia in secondo piano, ed alcuni governi stati forti del nord Europa. Perché dico questo? Perché c'è, è vero, da parte nostra, da parte degli italiani, una certa difficoltà nel, tra virgolette, sbrigare quelle pratiche che servono per attingere ai fondi europei. Si sa benissimo che per attingere i fondi europei bisogna fare delle domande, bisogna avere degli standard, dei livelli, se sei un'azienda, se sei un ente pubblico, se sei un'istituzione, tali per cui la burocrazia in Italia ci mette la sua. Dopodiché, molto spesso, chi attinge a queste risorse europee deve mettere mano al portafoglio e integrare ciò che l'Europa gli dà. E qui nascono due generi di problemi. Il primo, se sei un'azienda privata, hai bisogno che la banca ti finanzi. L'Europa ti dà a fondo perduto il 30-40% di quello che ti spetta per realizzare il progetto, tu devi mettere il resto.
vai in banca e vedi se la banca ti finanzia il progetto. Ormai sono 4-5 anni, io ho molti imprenditori, anche forse mi dicono, le nostre banche locali fanno molta difficoltà ad erogarti il finanziamento. Perché? Perché con i soldi che gli gira l'Europa, che cosa fa? Una banca acquista i bot, acquista i titoli di Stato, non li dà agli imprenditori locali. E questo è un aspetto. Se sei un ente pubblico, parlo per i comuni, per le province, per la stessa regione, ma in particolare per i comuni in questo momento, tu hai dei vincoli di bilancio. Noi abbiamo delle opere che sono bloccate, che sono parzialmente finanziate dall'Europa, ma se io vado ad integrare il finanziamento che ho avuto dall'Europa, sforo il patto di stabilità. Questo è sufficiente per farvi capire che il patto di stabilità, impostato com'è in questo momento, è un patto, noi diciamo, di instabilità mentale, perché sembra fatto apposta, non nemmeno inventato dagli italiani, questo è creato dai nostri concorrenti europei per non farci fare nulla. Noi non abbiamo bisogno di un Presidente del Consiglio che, come viene nominato, non eletto dal popolo, parte, piglia l'aeroplano, va in Germania e quando sale sulla scaletta a Roma dice vado io adesso e faccio vedere alla Merkel se rispetteremo i parametri che ci ha dato, come dire abbiamo la libertà di sforare. Ritorna dalla Germania dopo aver detto alla Merkel che va bene così, si impegnerà. Ecco, di fronte a persone di questo genere a me viene da pensare, ma sei lì a fare gli interessi del paese o sei lì a fare gli interessi di qualcun altro? Perché aveva promesso che, una volta diventato Presidente del Consiglio, avrebbe rigirato l'Italia come un calzino e avrebbe messo mano al patto di stabilità. Cosa che non ha fatto. Che cosa abbiamo fatto noi fino adesso in Italia, in questi ultimi 2 mesi in modo particolare? Beh, abbiamo avuto dei politici in televisione dalla mattina alla sera, o su Twitter, o su Facebook, o comunque non impegnati a lavorare, politici che hanno un compito, quello di farci superare il 25 maggio senza traumi. Ma dopo il 25 maggio vedrete cosa succederà. E io dico, il 25 maggio non lo puoi superare semplicemente facendo una serie di promesse, poi ne manterrai soltanto una, le altre non le mantieni, sperando che comunque l'estate modifichi la situazione che abbiamo. Non è pensabile, è inutile concentrarsi sul Senato, cancello il Senato, cancello le province, è un abbindolare gli italiani, il problema non è il Senato, il problema è il falegname del Senato, perché un falegname del Senato, dopo aver percorso la sua attività all'interno del Senato, si porta a casa 146.000 euro all'anno, vi sembra normale? Un barbiere, un usciere? Il problema non sono i senatori, il problema è la struttura, ci sono quasi 900 dipendenti al Senato che non andranno a casa, perché avete già capito che il Senato non verrà cancellato. Quindi ci sono delle azioni in atto da parte di chi governa, tese ad abbindolare gli italiani per un pochi di giorni ancora, ma io credo che i nodi verranno al pettine probabilmente prima dell'autunno. Giacomelli, per quello che riguarda poi, l'abbiamo anche visto, un patto di stabilità che penalizza più i comuni virtuosi, sani, Trieste ha quasi 100 milioni di euro in conto che non può spendere, adesso indipendentemente che uno sia d'accordo o meno, ma per far ripartire i cantieri comunque di fatto sono ipotecate delle azioni di ERA che nella buona volontà del sindaco è quella di non vendere, però se non cambia qualcosa nel patto bisognerà vendere. Ecco, mettere in ginocchio le amministrazioni locali perché Roma non è in grado di tagliare per cercare appunto di salvare il salvabile, poi 2 giorni fa veniamo a sapere che il ministro Padoan viene a chiedere all'Europa di darci tempo e tregua perché non riusciamo a fare i pareggi di bilancio. Ma è il discorso che facevo prima. Noi o smantelliamo lo Stato sociale, o non c'è lo Stato assistenziale, non quello sociale, o non c'è niente da fare. Non è possibile che chi monta su un autobus paga il biglietto alla metà di quello che vale il biglietto. E così potrei continuare all'infinito. Ma comunque voglio riallacciarmi anche a quello che diceva il sindaco di Porcia per dire questo. Renzi è il successore di Letta. Letta è il successore di Monti. E Monti come è arrivato là? È arrivato lì perché un bel giorno la Goldman Sachs, grossa banca finanziaria americana, che aveva fatto incetta di titoli di Stato italiani, un bel giorno, in un giorno solo, ha messo sul mercato il 95% di questi titoli.
gli è andata dietro la Deutsche Bank, a questo punto gli investitori di tutto il mondo hanno preso paura e hanno cominciato a vendere i titoli italiani. Per cui, per rifinanziare il debito pubblico, abbiamo dovuto alzare al massimo i tassi. Il famoso spread, la differenza del tasso che paga la Germania, che paga il 0,5%, e noi siamo arrivati a pagare fino al 6%. E allora, sapete chi ha nominato Napolitano dopo che la Goldman Sachs lo ha liberato del centrodestra? Ha nominato l'uomo della Goldman Sachs in Italia, e cioè Monti, che era l'uomo immagine, il rappresentante internazionale della Goldman Sachs in Italia. Quindi la Goldman Sachs elimina il governo di centrodestra e per premio gli mettono la Monti. E Monti era talmente consapevole dello sporco lavoro che andava a fare, per cui inizialmente da tutti incensato come sobrio, lui, il suo Loden, sua moglie, il suo gatto, il suo cane, il suo canarino. Sapeva benissimo che dopo qualche mese lo avrebbero cacciato a calci nel sedere. E allora cosa ha fatto? Ha voluto essere pagato in anticipo. Caso unico al mondo, non è stato nominato senatore a vita dopo essere diventato primo ministro. È diventato prima di diventare primo ministro. Perché siccome poi mi caccerete a calci nel sedere, io so benissimo che o mi date il posto di senatore a vita adesso o non me lo date più. Per cui se volete che io venga a fare questo sporco lavoro, voi mi nominate senatore a vita. Quindi mi sistemo vita naturale durante. Allora, poi la Goldman Sachs, anche ora questo è molto importante, ha il sistema delle cosiddette porte aperte. I suoi dirigenti di alto livello possono andare in politica e rientrare alla Goldman Sachs in qualsiasi momento. Allora, abbiamo 2 minuti, quindi 1 minuto a testa. A questo punto, visto che su molte cose... ma era un po' anche l'idea che avevo appunto di fare queste trasmissioni con cui la gente potesse capire un po' perché andare a votare anziché sentire le classiche beghe che poi si finisce sempre a parlare per le cosette locali che ben poco hanno a che fare con andare a Bruxelles. In 1 minuto a testa, per quale motivo uno deve scegliere, diciamo, siccome non si può fare l'invito al voto, valta cretinata, questa par condicio, però per quale motivo in 1 minuto cercare di spiegare un po' la vostra punta di diamante per il quale uno deve convincersi che siete la persona più giusta a rappresentarla in Europa? Sta par condicio non fate i politici, ma fa schifo. Dunque, le ragioni sono molto semplici. La storia ci insegna che le riforme, anche quelle sociali, quelle vere, in Italia le ha sempre fatte la destra e noi siamo l'unico partito veramente di destra oggi esistente in Italia. E io, nella continuità storica della mia vita politica, rappresento questa continuità e gli amici del Friuli Venezia Giulia hanno voluto la mia candidatura proprio per questo, perché adesso ci sarà a giorni la celebrazione del centenario della nascita di Almirante, Almirante e l'Europa. Beh, io ero in consiglio comunale di Trieste 1 anno con Giorgio Almirante, io ero seduto qui, qui c'era Almirante e di fronte avevo Pannella. Un'esperienza indimenticabile, la più bella esperienza della mia vita, e credo di poter rappresentare la destra del Friuli Venezia Giulia perlomeno bene come qualsiasi altro. Ma la Lega Nord in questo momento chiede agli elettori di andare a votare perché c'è il rischio concreto che nel prossimo Parlamento europeo siedano delle persone che sono state indicate da meno del 50% degli europei aventi diritto al voto. È quello che è successo in questa regione. In questo momento questa regione è governata dalla Serracchiani, che ha avuto un consenso pari a meno di un friulano su 5. E i risultati li stiamo vedendo, perché in questo momento non credo che l'attività regionale sia così vivace. Quindi il primo appello è perché gli italiani vadano a votare. Il nostro è un partito, paradossalmente, che io considero di patrioti, perché ha sempre difeso la gente locale, ha sempre difeso questa terra. Andremo in Europa a portare gli interessi delle imprese italiane, forse per la prima volta in tanti anni. Io ho potuto vedere, proprio anche grazie alle visite che ho fatto in alcuni paesi, che gli italiani, le imprese italiane all'estero non sono sostenute, cosa che invece gli altri paesi, attraverso le ambasciate, le camere di commercio, gli enti preposti, fanno. Quindi noi andiamo in Europa a fare gli interessi delle imprese italiane e anche di altre categorie di lavoratori. Mi sta particolarmente a cuore il settore dell'agricoltura, perché credo che anche il settore dell'agricoltura sia stato abbastanza vessato.
Non voglio parlare di clandestinità perché so che qui a Trieste avete dei problemi che ogni tanto non... Santa Croce è diventata una nuova Lampedusa. E nessuno ne parla. Mi sembra strano. La minoranza slovena ne parla anche tanto, è anche arrabbiata. È una situazione estremamente grave della quale i triestini, ma tutti i friulani devono preoccuparsi. Oggi mi è arrivato l'invito da parte dell'assessore regionale a trovare dei luoghi pubblici e privati a Porcia per accogliere dei clandestini, degli immigrati che arriveranno nei prossimi giorni. Naturalmente ci penseremo. Ecco, io ringrazio i miei ospiti Giacomelli per quel che riguarda Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, Turcati per quel che riguarda la Lega Nord. Una sola cosa dico, per l'amor di Dio, non è che voglio istigare, ma visto che tanto questi arrivano e poi non restano neanche qua, e visto come l'Europa tratta il problema degli immigrati, ma facciamoli pullman, li portiamo noi negli altri paesi direttamente, perché tanto qua non voglio restare. Non è mica così semplice, io adesso vengo da un viaggio a Roma, ero a trovare Giorgia Meloni, la sua segreteria, per opportuni accordi della campagna elettorale. Ho girato ristoranti, bar, dappertutto la metà del personale è straniero. Io mi domando, ma non ci sono italiani che vogliono fare i camerieri o le donne della pulizia o cose del genere? Che bisogno c'è di decine di migliaia di stranieri che lavorano nei pubblici esercizi romani? Allora per forza, perché delle due l'una, o ci sono italiani che certi mestieri non li fanno più perché tanto c'è la pensione sociale, perché tanto c'è la cassa integrazione, perché conviene stare in cassa integrazione e avere il lavoretto in nero, oppure evidentemente qui qualcosa non funziona. Grazie ancora, ci vediamo settimana prossima, altro incontro interessante perché avremo Partito Democratico e Italia dei Valori, avremo per il PD la De Monte, mentre per l'Italia dei Valori avremo Francesca Zennaro. Grazie, arrivederci.